Allora, vediamo cosa appare sul Corriere della Sera 2 o 3 giorni fa. Eccolo qua, prima pagina. Per ancora buttare fango nella scuola, così una maestra elementare non vaccinata ha contagiato metà dei suoi alunni negli Stati Uniti. Sti cazzi! Cioè, ma noi andiamo a portare in prima pagina, a pieno schermo sul Corriere della Sera, una notizia di una maestra non vaccinata, secondo loro, negli Stati Uniti, che avrebbe contagiato, ma che ne so, ma neanche se è vero. È una notizia di un riporto, di un riporto, di un riporto degli Stati Uniti, per far vedere che gli insegnanti non vaccinati sono degli untori. Andiamo a vedere invece la vera notizia su Repubblica. Nell'ospedale di Lecce, positivo un medico di pediatria, contagiati 2 bimbi e reparto chiuso. Ma leggiamo bene questo medico di pediatria sotto. Che cosa c'è scritto? Eccolo lì che c'è scritto. Che il medico è vaccinato con 2 dosi integralmente. Il medico vaccinato integralmente ha contagiato i bambini, ha chiuso tutto il reparto, adesso stanno cercando gli altri bambini per vedere se ha avuto problemi. Punto, fine della storia. Chiudiamola qua, ok? E allora che gli facciamo a sto medico vaccinato? Lo appendiamo? Ma che cazzo dite? Scusate. Basta con questa storia. Fatela finita. Basta coi vaccinati e non vaccinati. Avete rotto le palle. Siete dei criminali. Voi dei mezzi di informazione di massa giganteschi, siete dei criminali a continuare a fare questa storia. Con queste veline che vanno a fare le finte giornaliste perché aizzano e loro si divertono a fare questi programmi di aizzo, capito, trick track, no? Di qua e di là. Va bene? Loro lo fanno apposta perché loro alzano l'audience, hai capito? Arrivano tutte belle imbellettate a fare queste figure di merda, tra l'altro, perché le persone normali poi si incazzano, è ovvio, no? È ovvio. Non c'è più nulla da vedere, perché ormai in TV è tutto così. Hai capito? E poi si stupiscono e sui giornali appaiono i criminali che tirano una pizza in mano a un giornalista che probabilmente quello non ne poteva più. E ovviamente è da evitare, non si deve fare, non lo fate mai! Ma allora, se noi dobbiamo criticare quelli, scusate, io critico anche il giornalista che ha mandato in onda uno che dice che ci vogliono le cannonate per quelli che protestano. Anzi, è molto più grave, Francesco, caro. È molto, molto più grave.